Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Allora, nel video precedente ci eravamo trovati a scontrare con i ribelli della parte superiore della costa. Abbiamo ottenuto dei punti esperienza, ma non sufficienti per farci passare di livello. E direi che dobbiamo tornare a Santiago, come ci dice. Santiago de los Caballeros. Come siamo messi però? Non mi ricordo se avevamo fatto degli strumenti o... Allora, barricate ne abbiamo solo tre, ne farei un pochettino e anche triboli, se possibile. Quindi direi che approfitterei magari un attimo della situazione della costa in cui possiamo trovare anche abbastanza cibo facilmente e ci accampiamo e facciamo un po' di roba. Allora, Velasquez cosa fa? Delle barricate, ok. Zarraga fa delle barricate. Ok, abbiamo comunque un discreto caccia, un discreto. Le razioni invece come si è messi? Allora, no, perché mangiate delle razioni se ci sono delle unità di carne? Spiegatemi un po'. Ah, ma questi sono tutti di livello... No, non sono di livello massimo, perché il massimo è 10 adesso. Prima era 7, adesso è 10. Quindi sono tutti abbastanza buoni, ma non tutti. Allora, no, adesso di carne siamo a posto, consumiamo solo due razioni e ci può stare. Facciamo che accamparci allora. Allora, ho ottenuto 10 di carne, fatto due barricate, abbiamo perso 17 di legname e 5 di corda. Quanto ci resta però di legname adesso? Non abbiamo più legname. È un po' una fregatura quello. Faremo dei triboli perché altre barricate non riusciamo a farne probabilmente, perché 5... No, 17 di legname, costano un fracco di legname le barricate a fare. Da fandosi. Allora, avviciniamoci a Santiago intanto. I miei soldati sono tutti in forma, vero? Tutti sani, sì. Allora, siamo già a Santiago però. Mi accamperei un attimo prima e costa, ok. E farei creare dei triboli, visto che di... A 9 di legname chiede ognuno? Ma forse più è bravo, meno richiede. Vediamo un attimo, se lo faccio fare al tizio che sta sviluppando. Non è lui quello che sviluppa, sì. Mi chiede 8 di legname, qua dei triboli mi chiede solo 6. Mentre lui mi chiede 7. E vabbè, ma ci sta. Ci sta, perché mi sa che per ora ci sono necessari. Nello scorso episodio, ma no, non ho sfruttato male 10 unità di carne, vabbè, non tantissimo, ma ci può stare. Allora, ho seriamente paura di come andrà la situazione, perché nello scorso giro abbiamo rischiato davvero di brutto, quindi direi che salvo qua. Sì. Prima di andare ad affrontarli, perché potrebbe essere una situazione molto pesante. Qua. Aspetta, posso comprare magari delle cose prima? Commercio, vediamo un attimo. Ah, no, aspetta un attimo. Avete per caso dei materiali per le barricate? Va bene, roba vecchia, legname scartato. Ma non mi dà comunque quella roba là. Boh. Però un po' che razioni. Forse però le abbiamo comprate già prima. Ma no, quindi non mi venderò per barricate? Ah no, aspetta, forse mi ha già dato della roba? Perché c'è altro materiale per barricate. Cosa mi ha dato? No, non mi ha dato un Kaiser. Sempre due di legname. Questo è materiale per barricate. Diplomazia a livello difficile. Per una barricata a 450 preziosi. Quanto mi dà? 5-1, ma che Kaiser. Ma che fregatura. No, ci ha dato... No. Non è valso per niente la pena.
Vai. Tornando alla dimora di Leandra, Santiago, con un gruppo dei tuoi uomini ti accosti cautamente alla porta principale, la mano pronta sull'elsa della spada. Ti senti a un tempo sollevato e rammaricato quando bussate alla porta e Leandra non risponde. Sfondo la porta. Sfondi personalmente la porta della casa di Leandra con un poderoso colpo di stivale, compiacendoti della sensazione del legno che si spezza sotto i tuoi piedi. È sufficiente un rapido controllo in ognuna delle stanze per renderti conto che Leandra ha sgomberato la casa. Gli interni, estremamente sobri, non forniscono alcun indizio riguardo alla sua fedeltà, ai suoi piani o al luogo in cui si trova ora. Ovviamente. Chiedi in giro dove si trova esattamente Leandra. I vicini ti informano gentilmente che il capitano Viscaino se n'è andato ieri con la maggior parte della sua compagnia. Sembrano alquanto preoccupati dal fatto che lei abbia lasciato la città senza difese, ad eccezione della milizia che con i suoi uomini aveva aiutato ad addestrare. Ma ti assicurano che non hanno la minima idea di dove fosse diretta. Questa volta l'ha spuntata. Credo che sono scappati tutti e due. Cioè è scappato Esteban Galeno ed è scappata pure Leandra Viscaino. Cioè siamo punto capo, che... Mi sa che dobbiamo tornare giù qua, eh? A Santo Domingo a riferire cosa è successo. Tornando dal governatore per informarlo, anche per... aia! E se fosse andato ad attaccare il governatore proprio? Per carità, dubito, però non si sa mai. Cioè adesso sono entrambi preoccupati perché ci sono io che ho sconfitto entrambe le divisioni. E quindi... Potrebbero preoccuparsi del discorso. Stiamo andando sulla strada giusta, sì. Andiamo un attimo, magari in là. Riusciamo ad arrivarci al Pecari? Non lo so. Speriamo di sì. Ottimo, 16 di carne. E non abbiamo più movimenti. Ci fermiamo qua. Allora. Ma no, non farei altri triboli. Farei anche andare a cacciare, visto che abbiamo bisogno davvero di un po' di... Tu invece potresti sviluppare qualcosa di nuovo? Questo può farlo? No, non ancora. Credo, perché ho bisogno di uno di livello 10. Sì. Carro cos'è che fa? Consente di muoverti più lontano. Mi sa che avrò bisogno di questo per trovare legname durante la spedizione. Più uno di movimento non mi sembra così esaltante. Farei lascio allora e manderei magari qualcuno in pattuglia. Chi abbiamo di buono in pattuglia? La pattuglia è il secondo, quindi c'è un 5, c'è un 6 di Ortega. C'è un 9 di Quintero. Manderei Quintero a questo punto, al posto che cacciare, che ha solo 2, lo manderei a pattugliare. 45% manderei anche Ortega a sto punto a pattugliare, vediamo se troviamo qualcosa. Lui sviluppa, gli altri cacciano. Conserva, no, col Kaiser che, aspetta un attimo. Allora, 2 di carne, 2 di carne, Iruenes, 2 di carne, Ortega, 2 di carne. Tutti mangiano carne adesso, ma avanza comunque della carne. Ma mettiamo pintado a conservare. Ok, adesso basso pattuglio, bassa guardia o basso tutto, vediamo cosa succede. Allora, ho ottenuto 9 razioni, le difese resistono, la pattuglia torna a mani vuote, che schifo. 9 unità di carne. Non è tantissimo, ma buono comunque. E Ortega ha ottenuto del morale. Quindi Ortega è a posto. Siamo a 340 di esperienza. È molto buono tutto ciò. Ortega è a posto. Oh, chi facciamo salire di livello? Non so se far salire di livello il nostro sviluppatore, cioè il nostro dotto Zarraga, che però non ci serve in battaglia. Quintero invece può salire di pattuglia al 10.
Oppure far salire tipo un soldato tipo Ortega, farlo salire e mettergli un po' più di pattuglia. E un po' più di guardia, oppure mettere qualcuno che focalizza sulla guardia in modo da... Allora, questo è già salito di livello. Potrei mettere questo di nuovo un pochettino su caccia. Uno su caccia e magari... Quello è l'ultimo che abbiamo fatto salire, Pintado, di cui abbiamo fatto salire la caccia. Quindi magari farei salire un dottore. Se no l'esploratore, ultimamente l'abbiamo anche utilizzato in battaglia, non è stato male per il fatto che ha molti movimenti di... cioè ha molte caselle di movimento. Potremmo forse farlo salire perché ha 8 di movimento, questo è un 6 invece. Facendolo salire di livello avremmo magari un pattuglia più alto. E potremmo mettergli magari anche della caccia. In caso di necessità. Sì, dai, facciamo così. Allora, lo metterei di nuovo sul... Oppure 10 punti di resistenza extra non sono male. Sì, quasi quasi gli metto 10 punti di resistenza extra. Qual è che era? Navigato, sì. Ok. Cos'è che ha detto? È successa della roba strana. E... salirei di pattuglia e salirei di caccia a sto punto. Ok. Cosa è successo? Ha ottenuto morale. Cosa vuol dire? Antonio Velasquez ha ottenuto morale per aver ricevuto viveri extra perso morale. Enrique Ruiz ha ottenuto morale per aver ricevuto viveri extra perso morale. Scusa, Antonio Velasquez a che punto è? Velasquez. È a 9. Mi pare fosse 8, o forse sì, lui era un po' più basso. No, non credo che fosse 8. E Enrique Ruiz? No, è 9. No, 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 no. Non è successo un Kaiser. È un bug buggoso. Allora, andiamo in giù verso Santiago a sto punto. No, Santiago, verso Santo Domingo. Io ho come l'impressione che arriverà un agguato prima o poi. Ok, troviamo Santo Domingo in fiamme. Spero che lo conti fuori dal... Quanto siamo lontani da Santo Domingo? E domani probabilmente ci arriviamo. Allora, metterei lui a caccia. Allora, quanto abbiamo di carne? Meno di quello che ci serve. Però non ne sprecano, vero? No. Allora, lui l'abbiamo messo là, lui... Ora dovrebbe avere più pattuglia ancora. Guardi, è scesa un po', ma... Sai che ne abbiamo bisogno di tutta quest'altra roba, eh? Sì. No, le difese resistono. La pattuglia torna a mani vuote, ma che porca miseria di schifo. Cioè, la pattuglia non sta trovando niente. Gli ho fatto anche aumentare il valore, ma non... Ho 16 unità di carne, però questo è splendido. Siamo quasi a Santo Domingo, eh. Eccola. Mi accamperei un attimo qua fuori. Razioni, darei. Allora, carne a tutti, visto che se ce l'abbiamo la carne. E anzi, mi sa che ce l'avanza anche. No, no, non ce l'avanza. Allora facciamo, scusa un attimo, tu
Fai una razione, tu fai due di carne. Ok. Ma Velasquez perché? No, due razioni. 9, no. Ma no, certa gente ha perso morale, mi sa, eh. Anche lui ha perso morale, perché? Non l'ho capito sta storia. No, allora a sto punto uno a uno gli diamo, ecco, due di carne. Boh, non ho mica capito cosa è successo là. Allora, pattuglia 61%, dai, mi volete trovare qualcosa? La pattuglia torna di nuovo a mani vuote, tanto per cambiare. Mi sa allora che ci conviene concentrarci un po' sulla caccia e vedere poi dopo che cosa. Capita, non mi sembra di vedere niente di strano. Salviamo per sicurezza. Perché non si sa mai. Vediamo qua se vendono qualcosa di interessante. Magari del materiale per barricate, che costi un pochino meno. Ma io non capisco perché non mi clicca mai. Cioè, allora, se clicco qua. Oh! Materiale per barricate. Per due barricate mi costeranno 500 valori. Proviamo a contrattare a livello medio. Ti tuffi a capofitto in una trattativa degna dei mercati di Siviglia. Alcuni dei tuoi uomini ti danno manforte dopo un'esterminante trattativa. Il prezzo si è ridotto a 300 prezzo di buono. E il mercante aggiungerà anche un bel paio di ferri di cavallo nuovissimi. Ok, ci sta. Per 300 abbiamo avuto 10 e 2. Ci sta, Cribbio. E avete per caso delle provviste? Ma io non capisco come devo cliccare sta roba. Risorse commerciali, avete delle provviste? Offerta normale. Duemila tesori, magari no anche. Facciamo, ecco, 50 per 900 tesori ci sta. E salviamo di nuovo, visto che abbiamo fatto sta roba qua. Sì, e la prova l'abbiamo superata. E andiamo a parlare col governatore, vediamo un po' che cosa succede. Il governatore ti accoglie nel suo ufficio con l'aria funerea di chi si aspetta cattive notizie. Mi avete mandato in una trappola, il vostro capitano Leandra è il capo dei ribelli che terrorizzano la costa settentrionale. Demanzanedo è attonito. No, è forse uno scherzo? Il capitano Viscaino a capo dei ribelli? Giuro che è la verità. Nasconde la testa tra le mani completamente distrutto. Ora capisco con il senno di poi. Ci ha ingannati, me, noi, tutti noi. Ci ha presi in giro per mesi! Quella bastarda traditrice! Ditemi, Mazzetes, che cosa è successo, Santiago? Come l'avete scoperto? Mi ha mandato sulla penisola di Samanà in cerca di una traccia, ma non ho trovato nulla. E sulla via del ritorno sono caduto in un'imboscata tesa dai ribelli. Quando sono arrivato a Santiago, lei era fuggita. Nessuno ha saputo dirmi dove fosse. Non mentirò, la sua scomparsa è un problema. Ma in fondo non siamo proprio il punto di partenza, almeno la sua identità è stata rivelata. Che cosa pensate che farà ora? A che cosa mira? Sospetto che ambisca a destituirvi, governatore. Avete ragione, dovrà venire qui e attaccarmi, nella sede del mio potere. Dobbiamo rafforzare le nostre difese prima che ciò avvenga. Ordinerò a Noriega di preparare il necessario. Siete liberi di esplorare Hispaniola mentre aspettiamo la prossima mossa di Leandra. Mazzetes, grazie. Avete fatto un buon lavoro. Quindi niente, non era ancora qua, ma rischiamo che ci capiti addosso da un momento all'altro. Dobbiamo andare da Orco Bix a sto punto, l'ultima cosa che ci resta da fare.
E ci incamminiamo verso Orco Bix allora. Allora, andiamo ad accamparci in una zona, ecco, tipo qua. E consultiamo un attimo la mappa. Allora, dobbiamo andare e ci conviene passare di qua, poi scavalcare le montagne, oppure andare tutti dritti qua nella giungla. Ma la giungla è un pochettino, ma tanto le montagne sono peggio ancora della giungla per trovare animali, quindi mi sa che ci conviene passare dalla giungla, nonostante tutto. E andare dritti di qua. Dritti, dritti, dritti. Allora, visto che la pattuglia non ci dà un fico secco di niente, mi sa che mando solo uno a pattugliare e l'altro lo lascio di guardia, perché va a finire che ci rubano solo la roba. E l'altro lo metto a cacciare. E quando lui avrà potenziato, diciamo, la possibilità di trovare legno, ci ripenseremo. Allora, razioni, abbiamo 10 di carne, quindi conserveremo già 10 delle razioni che abbiamo appena acquistato. Era un'ombra o erano dei ribelli? No, era un'ombra. Allora, le difese del campamento resistono, i cacciatori tornano di buon umore, 11 unità di carne, ok. Allora, andiamo di qua. Un pecari, ci costringe ad allontanarci un po', ma abbiamo bisogno davvero di carne. Ottimo, per far salire di morale di tutta sta gente. Allora, ci accampiamo, adesso possiamo dare 2 di carne a tutti almeno, no? 2 di carne, 2 di carne, 2 di carne, 2 di carne, 2 di carne. No, questo è salito di... Ok, morale a 10, quindi a posto lui. Questo anche a 10, quindi a posto. Questo a 10 ma mangia già uno, questo a 10 mangia uno. Ok, e abbiamo bisogno di qualcuno che conservi, perché ci mancano, ci restano 9, ma mettiamo lui allora, conserva che è giusto 9, e ci accampiamo. Allora, 10 unità di carne, 9 razioni, e le difese resistono. Ok. L'altro ormai dovrebbe aver quasi completato. Questo ci può far comodo. Deve andare un pochettino più in questa direzione, però mi sa, eh. Eh no, dovevamo fare il giro di sotto comunque, vabbè. Là ci sono delle casse, potrebbero avere del legname, non so però se mi conviene allontanarmi. E tanto adesso non possiamo farlo, mi sa che comunque ci allontaneremo sperando di trovare del legname. Perché da quanto ho capito comunque le barricate non possono essere rubate, mentre il materiale grezzo sì. Quindi se possibile... Ah, lui ha finito lo sviluppo? No, lui cosa faceva? Ah no, lui conservava, scusate. Allora, caccia, lo sviluppo va a buon... Sono necessari 8 giorni, ma lui gliene mancano 3. 3 giorni dovrebbe aver finito il discorso del 15%. Qua quanto... Più 25% di legname, non è che sia poi così alto, visto che cioè, di il più 25% di 0 è 0. Vabbè. Razioni com'è? Consumiamo altre razioni, ma... Le difese resistono, troviamo 11 di carne. Ok, nessuno che guadagna morale. Andrei in qua, perché se troviamo del legname là dentro ci serve di brutto. E più 2 di olio che serve per le torce. Ah, ma c'è una cassa qua. E anche una là, buono. È il paradiso delle casse. Speriamo di trovare almeno uno di legname. Allora, di carne uno deve... Allora, mettiamo a lui una razione e a lui 2 di carne. Ok. Lei non gestisce benissimo questo discorso, e facciamo che accamparci. Allora, consumano 7 razioni, trovano 11 di carne, quindi continuiamo a consumare razioni come se non ci fosse un domani. Cos'è che troviamo? 6 di legname, buono! Viva il legname! 4 di legname, splendido. Allora andrei subito a fare delle barricate stanotte. Un'altra cassa là, 5 di legname, favoloso. E direi che ci accampiamo e facciamo creare delle barricate a questo punto.
Lo sviluppo, il tutto fare è l'ultimo, quindi allora lui facciamo, fermati un attimo dallo sviluppo dell'ascia, fai delle barricate e chiedi anche che aveva un buon ultimo valore, i due medici, vero? Sì. Mettiamo un medico, quello che ha meno in caccia, lui, a fare una barricata. Quanto abbiamo? 79 di caccia, dovremmo fare due barricate e speriamo che ci vada bene. Allora, Cribbio ci ha rubato un equipaggiamento. 10 unità di carne e 2 barricate. Ok. Aia, i rumori di una battaglia attirano la tua attenzione. Raccogli una decina di soldati e ti dirigi verso il luogo dal quale provengono i rumori. Giunti sul posto, un affioramento raccioso e strapiombo su un burrone, ti trovi davanti due gruppi di ribelli che stanno combattendo sotto di te. Sembra che i soldati di Esteban stiano combattendo contro quelli di Leandra. Sul campo sono già sparsi numerosi corpi, ma una decina di soldati di ognuna delle parti è ancora viva. E io lascerei che finiscano. La battaglia è brutale e dolorosa, come solo una battaglia civile sa essere. Ed entrambi gli schieramenti si stanno battendo con le unghie e con i denti. Sembra che lo scontro vada avanti già da un po' di tempo, e infatti, dopo circa un quarto d'ora la battaglia finisce, i soldati sopravvissuti di Leandra si ritirano nella fitta giungla. Gli 8 uomini di Esteban rimangono. Ma come si sono ritirati quindi? Abbiamo perso la possibilità di ucciderli tutti? Però sarebbero stati troppi, probabilmente. Posso anche ritirarmi e lasciare andare i ribelli? Io andrei per la soluzione tattica, cioè ordinare agli uomini di posizionarsi in un luogo riparato. Però perderanno morale di nuovo quelli precipitosi. Ma non me la sento di attaccarli così ex abrupto. E la prova di diplomazia è troppo alta, cioè è difficile, in più io ho pochissimo valore di diplomazia, se ben ricordate. Diplomazia abbiamo solo 7. Ci mettiamo in un luogo riparato. Individui diversi punti dai quali i tuoi uomini possono far fuoco con precisione sui nemici ed essere comunque parzialmente protetti dal fuoco nemico. Mentre i tuoi uomini raggiungono le loro posizioni, i ribelli si accorgono della loro presenza e si preparano allo scontro. Prendi inizio alla battaglia, però direi che visto che sono passati già quasi 30 minuti, conviene che questa battaglia la vediamo nel prossimo episodio. Quindi io vi saluto qui, ci vediamo tra 2 giorni, più o meno, con il prossimo episodio in cui ci sarà la battaglia contro i superstiti di Esteban e speriamo questo giro di massacrare Esteban per bene. Ho paura comunque che Leandra e i suoi sopravvissuti vadano comunque a indirizzarsi verso Santo Domingo. Non lo so, però sono stati appena battuti da Esteban. Boh, vedremo. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, un commento, che non fa mai male, e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!